Wahey Kuj, ben ritornati al vostro Android 91 su LBX, Little Battlers Experience, con due T molto marcate soprattutto. Nello scorso capitolo non c'è stata nessuna lotta LBX, però è spuntato fuori un nuovo personaggio, Curtis, che è il figlio di Cole, colui che ha le industrie pesanti Cole. Sembra che abbia fatto prigionieri più che affrontato in battaglia il gruppetto con Emi, Kazuya, Duck e Hans. Però non è sicuro, c'è stato un flash ominoso ed ora ci ritroviamo a parlare con Van Yamano insieme a Justin. Vediamo cosa succede. Di che cosa parli, Van? Se continuiamo a combattere, altre persone potrebbero morire. Io ho paura che accada. Ti capisco, ma se smettiamo di lottare, molte altre persone moriranno per mano della nuova Alba. Anche questo è vero. Lo so. E Ami e Kazuya? E tu? Non siete preoccupati di quello che potrebbe accadere? Hai paura per l'incolumità dei tuoi amici? O per la tua? Vuoi dirmi che la morte del signor Demon non ti ha turbato? Come puoi dire una cosa simile, Van? Era molto più arrabbiato, l'ho fatto tranquillo, ma è incazzato nero. Trema addirittura. I miei genitori sono morti sotto i miei occhi. Sono stati vittime del crollo del ponte di Tokyo. Dici davvero? Io sono l'unico sopravvissuto della mia famiglia. Siyang Kaido si è preso cura di me e mi ha allevato come un figlio. Justin, non lo sapevo. Ma ora so che qui l'incidente molto probabilmente è stato causato dallo stesso uomo che ho chiamato nonno. Credo che il vero Siyang Kaido sia già morto. Che cosa intendi? L'uomo che guida il sostenitore della nuova Alba, colui che ho cercato di aiutare, è un impostore. Veramente? Non so da dove venga, né quando sia stato creato, ma l'uomo che stiamo combattendo credo sia un androide. Qualunque cosa esso sia, non lo perdonerò mai per avermi usato in quel modo. Devo fermare il loro piano. È questa la mia battaglia. Justin, e tu per cosa ti batti, Van? O forse dovrei chiederti per che cosa si batte tuo padre, il dottor Yamano? Mio padre? Si batte per noi. Sta lottando per proteggere tutti noi, perché si sente responsabile. Responsabile? Sì, per ciò che ha creato. Il motore perpetuo. Beh, tuo padre vuole farci sapere che gli dispiace, Van. Si scusa per non poter ancora tornare a casa. Se c'è una cosa di cui questa lotta ci ha privato è il tempo per la nostra famiglia. In effetti è stato lontano da casa per almeno 5 anni. Ma io ho fiducia in tuo padre, Van. E so che lui crede in noi. E tu? Ti fidi di Justin? Sì, certo! Van. Allora non devi avere paura. Emi e Kazuya sono preoccupati per te. Hai ragione. Messaggio di soccorso. Tyler? Emi e gli altri sono... Ho capito. C'è qualche problema? È successo qualcosa? A quanto pare sono prigionieri della nuova Alba alle industrie pesanti Cole e non sono più raggiungibili. Ma perché sono andati là? Perché eri preoccupato per tutti. Io vado ad aiutarli. Tu che farai, Van? Vengo con te. È giusto? Insomma, penso che però all'industria ci sarà ci saranno un po' di combattimenti e quindi allenamento. Ci vediamo più tardi, mamma. Va bene, fate attenzione. Ha appena sentito che sono stati catturati dei ragazzini. E lei, ok, vai tranquillo, figliolo, non importa, fai quello che devi fare, sei l'eroe shonen. Justin può usare la modalità alternativa? Quindi ora è come se avesse la modalità V, tipo quella che ha Van. Ah, c'è anche il Metamo. E allora, ma ci sono anche le sentinelle? Ma se devo entrare dall'ingresso, a che servono le sentinelle? Non è che si è fermata perché ho parlato col Metamo? Sì, si è fermata perché ho parlato col Metamo. Vediamo un po' che giro fanno. Potrei anche andare quando non stanno guardando proprio. Ecco, infatti ora che si è fermata... Boop.
Beh, non è tanto difficile evitarle, eh. A meno che non ci vuoi combattere, allora proprio devi andarci contro. O passargli davanti. Eccoci qui. Lì sempre il metallo fuso che scende a quintali, a tonnellate. Allarme intruso, allarme intruso. Ma... tutti gli ascensori fuori uso, ci buttiamo. Al limite facciamo come Terminator che moriamo nella lava. Pollice in su e via. Cioè, Terminator quando muore fa così. Non che il pollice in su per il video, che me ne frega dei like. E ora che cosa facciamo? Cioè, i like sì, lasciateli se vi piace il video, ma guardate il video e poi mettete like o dislike, sia chiaro. Deve esserci un interruttore per disinnescare il sistema. Cerchiamo qui intorno. Quindi ci dice anche dove trovarlo. Aspetta, qui? Ah, questo è l'ascensore. Ok, sì. Certo, Justin, certo. Vediamo un po' cosa c'è qui. Kit, officina L. Ottimo, ma io ce l'ho equipaggiato qualcosa per curarmi? No, solo kit officina. Peccato che kit officina te ne possa far equipaggiare solo uno. Quello L, che è più grande, per il momento. Va bene. Ah, altri oggetti. Spero che non sia una medaglia, perché sennò quelle vanno solo vendute. Ricarica C. Cos'è? Ah, ricarica... riempie il misuratore C. Ah, non lo sapevo. Anche perché certi gli oggetti neanche li guardo. Cioè, raccolgo e poi dopo quello che posso vendere, vendo. Una volta che li vendo... A parte che vendo solo le medaglie, vendo e neanche compro nulla. Bene, ora gli ascensori dovrebbero funzionare. Forse dovrei spenderci più tempo sulla personalizzazione dell'LBX. Però è che... è come quando un gioco ti prende davvero tanto e vuoi solo andare avanti senza curarti del livello degli avversari, del tuo livello. Vuoi solo arrivare alla fine per vedere quello che succede. Ed è quello che mi sta facendo fare LBX. Non allenare i personaggi e arrivare in fondo. Però qualche minuto bisogna perdercelo per allenarli. Se no non si va proprio avanti. Siamo bloccati. Deve pure esserci qualcosa che possiamo fare. Faremo meglio a dare un'occhiata in giro. Esplorazione! Yay! Ma questo tipo? Però qui c'è sempre un oggetto. Medaglia arcobaleno, che non mi interessava proprio. Alle scale piace cambiare. Ci ha collegato. In direzioni opposte, forse riusciamo a raggiungere l'altra parte. Ma certo che ci riusciamo, vanno. Noi siamo i protagonisti di questa storia. Che figo però. Quindi ora dobbiamo premere questo, probabilmente, per farci andare dall'altra parte. Sembra che si sia mosso qualcosa. Torniamo al primo interruttore. Jeeves. Ma davvero? Boh. Spero che si dovesse fare, perché se non si doveva fare questo è un gran problemino. Bene, entrambe le piattaforme sono messe nella stessa direzione. Possiamo raggiungere la... ah! Ma prima quindi come sta? Nemico. Non è per dire nulla, però se ti attacca un LBX con un piede lo schiacci, voglio dire. Però chi è? Justin, che cosa credi di fare? Chi è? Il nonno, più o meno. Mi hai sentito? Ti ho fatto una domanda. Che cosa stai facendo? Chi sei? Cosa sei? Di cosa parli, ragazzo? Lasciaci passare. Non ti riconosco, Justin. Ti ho cresciuto fino a oggi per farti diventare così scortese? Tu non sei l'uomo che mi ha cresciuto. Lotta, lotta. Wow. Cosa? Kaiser. Allora hai completato AX02. Che bello. Sembra un personaggio di JoJo, perché sta in posa tutto quanto. Ti va se giochiamo un po'? È passato tanto tempo dall'ultima volta. Io non sono contento. AX00 quindi era Achilles, diciamo. AX01 Odin. E AX02 sto coso qua. Che ha anche una bella spada, vedo. Io dovrei aver messo l'asta, quindi possiamo attaccare. L'asta, ragazzi, mi ci trovo meglio, mi dispiace, ma...
è molto più comoda. E invece ho ancora la falce. Perché sono... perché ho la falce? Mo voglio sapere perché. L'avevo cambiata. Ah, ok. Sembrava Justin, mi sembrava. Vai, aia. Buono. Ma riceve pochissimo danno? O è una mia impressione? No, ragazzi, devo mettere l'asta perché mi ci trovo molto meglio. Posso fare più attacchi consecutivi. Nel senso che se colpiamo insieme... se colpiamo insieme non lo mandiamo in aria. Ecco, poi si deve riprendere. È invincibile per qualche frame e poi ci frega. Vedi? Purtroppo è difficile usare la falce. Oh, baby, questo mi è piaciuto. Però non devo beccare Justin, devo beccare lui. Fallo volare, fallo volare. Perfetto. Siamo quasi a metà battaglia, quindi qualcosa deve succedere. Ancora a me! Ma ti piaccio così tanto, ti piaccio? Ti piaccio con 2C, miseria. Non è che devo dimenticare l'italiano, eh. Cavoli, va bene che parlo 4 lingue diverse, però mo... voglio dire, non è per fare, non è per flexare con le lingue invece che con i soldi, però insomma, avete capito, no? Niente, niente scenetta, allora a fine vita. Perfetto, siamo carichi. Justin è quello che ci ha preso più di tutti, non so perché. Rompi barriera? Cioè rompi lo scudo più della barriera. Mi hai un po' scassato gli Zebestraus, quindi... quindi fammi male. Oh, alleluia. Oh. Justin, però puoi anche scappare, eh. Non serve che tiri. Che rimani lì a prendere i danni. Per sicurezza, Justin. Ecco, ho fatto una combo un pochino più lunga stavolta. Anche perché, ragazzi, non ho attacchi speciali con la falce. E devo potenziarla, quindi. Devo fare un sacco di combattimenti per potenziarla. Quindi... livello 6, livello 1. Livello 1 ancora. È forte, però ci vuole un sacco di tempo. Attività sismica è utilizzabile da Vanyamano. Attività sismica, beh sì, potrebbe essere forte. Intanto rimetto l'asta, che è molto più utile. Huh? In faccia? Vabbè sì, però non è che un androide perché gli rompi un occhio smette di funzionare. Android, tutto quanto robotico, quindi. Che cosa gli succede? Attento, Van, non è umano. Ha smesso di muoversi. Sì. Stai bene? L'ho sempre trattato come se fosse mio nonno. Justin, sconfiggiamoli insieme. Va bene. Non si scompone mai. Bene, andiamo avanti. Intanto un attimo che rimetto tutto quanto a posto. Medaglia della felicità. Oh, come sono felice. Non vedi? Sono nel ritratto. Braccio Inbit Special. Credo sia Special SP. Sapete cosa? Provo braccia Inbit a mani nude. Eh? Che dite? Ha un valore di attacco altissimo. Rapidità B. Proviamo come vanno a mani nude. Tanto devo sempre stare vicino al nemico. Anche con gli altri, con gli oggetti appunto da lotta, tipo spade o altro. Vediamo come va. Amy è in pericolo. Certo. È ovvio, no? Quello ci interessa. Non dica agli altri. Sporcaccioni giapponesi. Maialini. Vabbè, andiamo avanti che è meglio, eh. Ma qui è dove ci ha beccato Curtis. Aprite questa porta. Fateci uscire subito! Devo andare in bagno!
Quella voce è di Hans. Allora sono lì dentro. State bene, ragazzi? Dall'esterno sì, ma dall'interno no. Giusto. Però ci vorrebbe tipo un codice di sblocco, una chiave, un'impronta digitale, retina, bocca, c'è anche un riconoscimento delle labbra. Hanno inventato. E se qui non c'è nel 2050, insomma. Anzi, cioè, basta che ha aperto la porta da fuori addirittura. Quindi i sistemi di sicurezza sono un po' inefficaci, secondo me. Siete tutti qui. Meno male, siete salvi. Noi stiamo bene. Tu, Van, come stai? Ci ha fatto preoccupare, amico mio. Ti trovo molto meglio. Sì, ora sto bene. Non farci più spaventare così. Amy, stai piangendo? No, è solo... Grazie a tutti voi. Che cosa sono? Le costruzioni, quella gigantesca, dobbiamo vedere. Ma questi sono ancora i prototipi. Impossibile. Credo che siano delle armi che possono essere messe in funzione con il motore perpetuo. Le castagne sferiche? Ah, quelle piccolissime, sì. Tutte quante? Sono sufficienti per dichiarare guerra al mondo intero. Allora è questo che vogliono i sostenitori della nuova Alba? Non riesco nemmeno a contarle, è una follia. Che cosa hanno nella testa? Io non lo sapevo. Come potevi? Dobbiamo dirvi una cosa. Silian Kaido sta seguendo gli ordini di qualcun altro. L'abbiamo visto parlare con qualcuno all'industria pesanti co... Qui. Lo immaginavo. Così qualcuno l'ha manipolato nell'ombra per tutto questo tempo. Van, prima di pensare a questo, dobbiamo recuperare il motore perpetuo. Già, è il motivo per cui siamo venuti fin qui. Avete ragione, andiamo! Oh yes! Però il gruppo da tre ora devo un attimino rivederlo. Posto in arrivo, ok. Vediamo un po' un attimo il gruppo da tre, vediamo com'è. Posso capire che Van sia interessato pesantemente ad Amy, ma non io. Intanto usciamo, poi vediamo che succede, perché vorrei fare qualche lotta. Quindi bisogna andare di là. Va bene, cucci, allora questo video termina qui. Devo andare ad allenarmi seriamente per le prossime sfide. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo, ovviamente, in descrizione del link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!